Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto a Mantova. Forse non tutti sanno che Mantova, città dei Gonzaga, patrimonio dell'UNESCO, città d'arte dove storia, arte e natura si incontrano, ha anche un'attrazione unica, la fioritura dei fiori di loto, che vista dall'acqua con la nave dona emozioni suggestive. Ecco amici, siamo a Mantova e adesso saliamo sul battello. Let's go! La fioritura dei fiori di loto, caratteristica del Lago Superiore di Mantova, si svolge nei mesi di luglio e agosto, in un'esplosione di colori, unico spettacolo di questo genere, è il più grande in assoluto fuori dal Giappone. Il fiore di loto è una radice della pianta acquatica appartenente alla famiglia delle Nelumbonacee, originaria delle regioni orientali, con grandi foglie galleggianti dal forte profumo che si diffonde nelle giornate calde estive. I colori dei fiori sono gradazioni di bianco, giallo, arancio, rosa, rosso. Il fiore di loto si moltiplica velocemente, tappezzando il lago ed è anche commestibile in tutte le sue parti, molto utilizzato nella cucina orientale. Caratteristica particolare è l'idrorepellenza delle foglie. L'acqua non li bagna, ma scivola via. Attraverso i secoli, il loto è diventato simbolo di purezza. La presenza dei fiori di loto a Mantova è dovuta ad Anna Maria Pellegrifi, che nel 1921 introdusse i tuberi dei fiori di loto nel lago pensando di sfruttare la farina ricavata dai rizomi
per l'alimentazione. Una leggenda romantica narra di una storia d'amore in cui una giovane donna di origini orientali morì cadendo nel lago dove l'amato sparse i semi dei fiori di loto per ricordarne la dolcezza. Di sicuro i fiori di loto sono un dono, un'attrazione, e questa pianta, simbolo di interezza, è ormai anche il simbolo dei laghi di Mantova, dove navigando lentamente con la nave tra canetti e ninfee si ammirano rare specie animali e vegetali. E discendendo il fiume fino al lago superiore, si ammira questo spettacolo estivo unico della fioritura dei fiori di loto. Abbiamo finito il tour con la barca, adesso andiamo al Borghetto sul Mincio. Let's go! Eccoci a Borghetto sul Mincio. Andiamo a fare una bellissima passeggiata. Let's go! Borghetto è una piccola frazione di Valeggio sul Mincio,
al confine tra Veneto e Lombardia. Una preziosità medievale che racconta atmosfere antiche. Il borgo è immerso nella natura, circondato dalle acque del fiume e abbracciato dal paesaggio, tra alberi secolari e vigne. Borghetto è un piccolo villaggio risalente al periodo longobardo, VI e VIII secolo d.C., caratterizzato da fortificazioni medievali e famoso per i suoi molini. Questo borgo è inserito nell'elenco dei borghi più belli d'Italia. Amici, la nostra passeggiata è finita. Ci vediamo al prossimo video. Andiamo!